Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio parlarvi della patch 5.40, quella che stiamo tutti aspettando, quella che farà entrare il nuovo rampino e la nuova modalità High Stakes. Ragazzi, andiamo subito a vedere i dettagli di questa enorme patch che Epic Games rilascerà tra pochissimi minuti. Innanzitutto, per quello che riguarda il generale, quindi il gameplay generale del gioco, hanno risolto un bug che faceva caricare delle risorse extra al gioco e quindi causava dei rallentamenti. Speriamo che sia quello appunto la causa di molti lag che tanti di voi mi stanno dicendo. Hanno risolto anche molti crash del server che affliggeva molti giocatori, quindi mentre si giocava venivano buttati fuori senza motivo. Risolto un problema che impediva alle armi di sparare quando si tiene premuto il pulsante del fuoco, quindi per lo sparo durante lo scambio delle armi, quindi anche questo meraviglioso. Risolto un problema anche dove risolto un problema che causava anche la smira del mirino se il giocatore premeva rapidamente due volte il tasto per mirare. Dovrebbe essere stato risolto anche questo. Hanno inserito invece, ragazzi, nella battaglia reale la modalità Getaway e la descrizione dice: benvenuto in Getaway. In questa modalità i giocatori gareggiano per trovare un gioiello e portarlo su un furgone Getaway prima che tutti gli altri vincano la partita. Quindi ragazzi, bisogna assolutamente portare il gioiello nel furgone nel più breve tempo possibile. La modalità dice: i gioielli possono essere trovati nelle cassaforti speciali, quelle per la consegna. In poche parole, arrivano degli airdrop però a forma di cassaforte, situate lungo il bordo del primo storm, quindi lungo il bordo della prima tempesta. La cassaforte impiega molto tempo ad aprirsi, quindi bisogna assicurarsi che l'area intorno sia libera prima di cercare di aprirla e appunto rubare il gioiello. Quando un gioiello viene raccolto, 4 gioielli sono in gioco, quindi 4 cassaforti. Se un giocatore scappa con un gioiello ne perde uno nella tempesta, arriverà una nuova caduta di rifornimenti. Quindi credo credo che il gioiello, ragazzi, quando cada non possa più essere recuperato. Quando un gioiello viene raccolto sarà visibile sulla mappa a tutti per 30 secondi. Prendere un gioiello darà ai giocatori salute e shield nel tempo, ma vi rallenterà anche del 10%. Quando ci saranno 4 furgoni in tutta la mappa, 3 arriveranno subito e 1 invece alla fine. I furgoni galleggiano a mezz'aria e i portatori dei gioielli devono accumularli e quindi interagire con i furgoni per completare la fuga. Quindi bisogna mettere i... non ridete, guardate che ride perché mi escono i ruttini, scusate. Quindi bisogna, come abbiamo detto, mettere i gioielli nel furgone. L'obiettivo è trovare o rubare un gioiello e portarlo a uno dei furgoni per assicurarsi la vittoria reale. Quindi basta solo un gioiello in un furgone. Una volta arrivati ci saranno i van visibili sulla mappa nell'indicatore. Arriveranno 12 casse di rifornimento in totale. Queste casse porteranno una varietà di armi a lungo raggio e altri oggetti che ci serviranno per muoverci, diciamo, in maniera molto veloce in ampi spazi della mappa. Ed è l'unico modo, ottenendo questi speciali airdrop, di ottenere il grappler, il rampino, ragazzi. Hanno aumentato la quantità delle risorse del 50% in questa modalità e troveremo solo armi rare o più alte, quindi rare, epiche o leggendarie. Hanno rimosso i Rift e i Rift to Go e i Launchpad, quindi ragazzi bisogna muoversi velocemente solo con i rampini. Per quello che riguarda le armi, intanto ragazzi attenzione perché vengono contate
le statistiche in questa modalità. Hanno aggiunto appunto il rampino, che dice come descrizione: spara un oggetto vicino per portarti vicino adesso. Può essere trovato nei distributori automatici, nei bottini a terra, nei chest, negli airdrop e anche, sembrerebbe, nei lama. GG. 15 cariche, e ovviamente bisogna buttarlo via quando le cariche sono esaurite, perché non esistono ricariche, in poche parole. Allora, hanno rimosso la rarità di alcune armi, ragazzi. Qua ci dice: alcuni articoli sono stati rimossi o modificati per rispecchiarne meglio la loro efficacia. Quindi, ragazzi, la pistola mitragliatrice l'hanno rimossa, la versione comune, quindi la mitragliatrice quella veloce, via, non c'è più. Hanno rimosso il lanciarazzi raro, hanno aumentato la disponibilità di trovare il lanciarazzi leggendario e hanno aumentato appunto questa disponibilità del 18.5%. Hanno aumentato la velocità del lanciamissili al 2,05%, la velocità di lancio, fighissimo. Non c'è più il fucile da cecchino bolt action leggendario, hanno tolto la pistola rara e gli esplosivi a distanza sono diventati epici da rari. Hanno diminuito il portaforte, quindi il forte portatile, da epico a raro. Il fucile da cecchino semiautomatico è diminuito da epico a leggendario e a non comune e raro, quindi non c'è più il semiautomatico leggendario. Però hanno aumentato la frequenza con cui i fucili da cecchino semiautomatici ci impiegano per con i fucili da salto semiautomatico scendono per allinearsi maggiormente con la loro classe di rarità. Quindi ne troviamo di più, in poche parole, c'è più probabilità di trovare i fucili. Hanno aumentato appunto la probabilità di quello raro al 9,29% e quello anche epico al 9,29%. Le pistole doppie sono diminuite da epiche a rare e da leggendario a epiche. La pistola soppressa, che sarebbe, non me lo ricordo, la Deagle, credo che sia la Deagle, diminuita da epico a raro e da leggendario a epiche. Hanno migliorato anche i fucili, il vampafucile, quindi è molto più preciso adesso. Quando si tiene premuto il grilletto, le prime due raffiche sono più precise. GG, ragazzi. Allora, ci sono anche delle modifiche per quello che riguarda il gioco. Nelle fasi della tempesta in movimento, quando la tempesta raggiunge la sua destinazione, causerà un'onda di energia che distrugge tutte le strutture costruite dal giocatore situate sui bordi della tempesta. Quindi, ragazzi, attenzione, quando costruiamo ai bordi della tempesta, la tempesta arriva nel limite e distrugge tutto. Hanno sistemato i controlli di movimento su Nintendo Switch e sui dispositivi mobili. Hanno risolto anche il problema del bug in alcuni, dove si sentiva una doppia caduta dell'airdrop, mentre in realtà non era vero. Hanno migliorato delle prestazioni per i giocatori di Nintendo Switch, quindi hanno fatto dei precaricamenti a inizio game in modo che sia più rapida la partita. Migliorato un sacco di cose per l'audio, ragazzi, sia nei picconi sia per gli effetti audio, non ve li sto a dire, li godremo tutti insieme, ragazzi. Ora hanno sistemato anche, dice, road trip settimana 8 e 9 mostreranno il valore di completamento corretto, quindi speriamo di capirci qualcosa in più, ragazzi. Sistemate un sacco di bug anche per le animazioni, soprattutto alcuni trovavano ancora dei bug negli outfit, risolto anche questo, dicono. Hanno aggiunto, ragazzi, sui dispositivi mobile la chat vocale su Android, sembra che non ci fosse fino adesso. Hanno esteso il supporto ai dispositivi Motorola, HTC e Sony Xperia, e hanno migliorato l'utilizzo della memoria sui dispositivi Android che montano il sistema operativo Adreno. Beh, ragazzi, questa era tutta la patch notes 5.40, spero che vi sia piaciuta, non vediamo l'ora di iniziare a giocarci. Vi mando un bacione grande, un abbraccio forte, noi siamo qua in live, ciao!